Guarda, l'importante era giocare. Io mi ricordo, guarda, che a casa non ho mai fatto una lezione. La lezione la facevo a scuola la mattina, mi sedevo sul banco 5 minuti prima e facevo la lezione. Non avevo tempo di fare lezioni a casa. Avevo solo tempo per giocare. Dalla mattina alla sera ero tanto stanco poi quando andavo a letto che mi addormentavo, come mi addormentavo alle 6:30, 7 di sera se era inverno, o alle 8 se era estate, così mi svegliavo la mattina dopo 12 ore filate. Beh, il primo ricordo che mi viene, guarda, è molto remoto, ero in prima elementare. Dunque avevo 6 anni, la mia maestra era una vicina di casa, il padre della maestra era amico di mio nonno e quando venne il freddo, mi ricordo, no, non si riscaldava, o che gelò l'impianto, è che con la punta del pennino, che allora c'era il pennino metallico sul portapenne di legno, no, bisognava rompere l'inchiostro, il ghiaccio dell'inchiostro per poter scrivere, tanto era freddo. Mi viene da ridere a pensare qual era la mia cartella di allora, che era fatta da mia madre con due pezzi di tela e una cinghia di tela per mettere attraverso, e quella che vedo oggi delle mie nipoti, no? L'ho provata a pesarla, in terza elementare, l'ho messa sulla bilancia 17 kg, pesa più che la bambina, ma siete matti, ho detto. Tant'è vero che ho preso i maestri e dico, ma cosa fate con tutti questi libri per una bambina di terza elementare? Ah, non so se 7-8 libri, astucci con un'infinità di colori, di penne, sussidiari di ogni genere, quaderni che costano più che i libri. Ma siamo matti. Allora io ricordo la povertà della nostra scuola. Due quaderni, uno a righe e uno a quadri. Ricordo che intanto eravamo in 45 in classe. Una vecchia fotografia, li ho contati, forse qualcuno era anche ammalato, perché era in ottobre. Eravamo in 45. E questa maestra riusciva a tenere in fila e far tenere disciplina questi 45 ragazzi. Ma non che fosse cattiva la maestra, che fosse rigorosa, che adoperasse il bastone e la bacchetta, no, soltanto ci guardava e ci diceva una parola, noi si stava zitti, si stava composti, nessuno pensava di uscire dal banco, eccetera. Un tempo ci vivevano i miei compagni di scuola, che qui ce n'erano una decina, che venivano giù in paese tutte le mattine a piedi, anche con la neve, non c'era la strada per arrivarci. Venivano giù a piedi, camminavano un'ora, un quarto e arrivavano a scuola magari prima di noi, che eravamo sulla porta della scuola. Io abitavo proprio a 50 metri dalle scuole. E questi miei compagni arrivavano giù con la sacchetta uguale alla nostra, con dentro questi due libri, questi due quaderni, questi due libri, questa penna e magari insieme due patate, perché qui non ci sono le castagne. Venivano giù con due patate dentro, cucinate nella cenere. La merenda. La merenda, non avevano certamente le merendine, eccetera, ma poi una merenda che doveva bastare fino a quando ritornavano a casa, e prima delle 3 del pomeriggio non erano a casa. Questi ragazzi che abitavano in questa contrada si alzavano almeno le 6 d'inverno. Un po' di colazione, che poi colazione era polenta, polenta e latte, perché se poi c'era la neve dovevano anche spalare la strada per uscire di casa. Non è nemmeno paragonabile la polenta della nostra infanzia per il sapore che aveva la farina di allora, come il pane. Il paese era profumato dall'odore del pane la mattina quando usciva l'odore dai forni. Oggi non si sente più questo odore, che la farina non ha più quel profumo come non ha più quel profumo la polenta. Difatti noi eravamo in armonia con quell'ambiente dove vivevamo. Eravamo in armonia, ossia ci sentivamo parte della comunità e della terra dove si viveva. In questa terra dove noi abbiamo vissuto da ragazzi, eravamo un elemento. Eravamo come l'aria, come gli uccelli. La comunicazione che avevamo con i contadini, quando andavamo nei prati a aiutare a fare il fieno, a giocare sui mucchi di fieno. E beh, chi non si è innamorato quando eravamo ragazzi? Io ricordo quando abitavo in paese, allora in centro, no? E facevo forse la prima avviamento e la ragazza, la bambina, faceva la quinta elementare o la quarta. E siccome io venivo a casa a scuola forse un quarto d'ora prima, ogni giorno l'aspettavo sull'angolo del mio cortile per vederla passare, per dirgli ciao. E lei passava, era una bimba gracilina, bella, era anche direi quasi fragile, un fiorellino era.
E quando la vedevo passare, dicevo ciao, mi stralegava tutto il cuore. Quando invece si giocava, veniva anche lei a giocare con noi, no? Poi, siccome mi avevano fatto comandante del gruppo, quando facevamo i castelli, facevamo la fortezza, avevamo fatto il forte di Macalè per fare la guerra con le palle di neve, no? Lei veniva a giocare e diceva: io sono il tuo attendente, tu sei il comandante, io sono il tuo attendente. Quindi era anche lei innamorata di te? Ma sì, penso di sì, insomma. C'è ancora questa bimba? Sì, per Baco. È sposata felicemente, è via d'Asiago, ci troviamo quando, ogni tanto quando può venire al paese e ridiamo insieme ricordando la nostra fanciullezza. Beh, guarda, le cose che mi piacevano erano storia e geografia, perché mi permettevano di spiazzare con la fantasia, con la geografia, vedere luoghi lontani che magari avevo letto nei libri d'avventure, no? L'Indie, i mari di pirati, le avventure di Tom Mix, le steppe, i racconti di Gogol che già leggevo. E poi la storia, perché mi portava nei tempi lontani, così, non so, Carlo Magno, Alessandro il Macedone, Giulio Cesare, Garibaldi. Poi, a parte questo, a scuola ci insegnavano tutto quello che il regime imponeva, no? Perciò credere, obbedire e combattere. Obbedienza cieca, pronta e assoluta. Poi mi insegnavano anche cultura militare. Ci insegnavano il moschetto, ci insegnavano le armi, addirittura l'organico dell'esercito. Mi insegnavano a sparare. E quando avevo 15 anni ero bravo perché sparavo, facevo centro. Facevo le gare di sci ed ero bravo facendo le gare di marcia e tiro. Perciò ci avevano educato con questo spirito, non ci avevano insegnato a dire no. È questo che dico sempre ai ragazzi di oggi, imparate a dire no qualche volta. Nessuno ci aveva detto di dire no, ci insegnavano sempre, dicevano sempre che dovevamo obbedire. Ed è questo il nostro dramma. E poi ci siamo trovati in guerra e se n'è voluta per capire che eravamo dalla parte sbagliata, dopo campagna di Francia, campagna di Grecia e Russia. Quando si trattò di scegliere, fece 20 mesi di lager. È quel che dico sempre io ai ragazzi, dovete imparare a dire di no. Ma non dire di no per non mettere un paio di scarpe o per non mangiare tale cosa che non vi piace, eccetera. Dovete dire di no alle cose che sono contrarie alla vostra coscienza.